Siamo con Del 7 della Futsal Ceccano, una partita che sicuramente vi ha visto protagonisti, soprattutto nella ripresa. Siete venuti qui rimaneggiati, eravate soltanto in 8 in distinta, però comunque sì, avete portato a casa un risultato sicuramente prezioso in vista della gara di ritorno. Qual è la tua analisi? Sì, ci aspettavamo questo tipo di partita perché un po' eravamo rimaneggiati, un po' noi il campo piccolo ci penalizza, però penso che dopo il primo tempo abbiamo fatto un buon secondo tempo, abbiamo tirato, non lo so, 10-15 volte in porta, il portiere loro ha fatto il fenomeno, però sono sicuro che passiamo il turno tranquillamente. Un inizio di stagione comunque positivo da parte della vostra squadra, due vittorie in campionato. Quali sono le vostre aspettative per quanto riguarda questa stagione? Guarda, non ci poniamo limiti, la squadra è buona, come dicevo mancavano qualche elemento, quindi puntiamo minimo nel playoff, però poi quello che esce ce la giochiamo con tutti, insomma. Con Alessio Crepaldi, per quanto riguarda la buona onda Aprilia, una vittoria che alla fine è arrivata di misura, forse poteva essere sicuramente più ampia, soprattutto per le occasioni del primo tempo. Come hai visto questa prestazione e che tipo di risultato, insomma, come lo consideri questo risultato? Il risultato innanzitutto positivo, veniamo da 3 sconfitte in campionato, quindi sicuramente fa morale. Un 2-1 striminzito, andremo da loro, sicuramente sono venuti in pochi, erano in 6 giocatori di movimento, quindi da loro sicuramente ci vedranno ancora più filo da torcere. Certo, c'è rammatico per le occasioni sprecate, ma anche loro sono stati bravi. Un ottimo primo tempo, soprattutto quando è arrivato il gol del 2-0, pensavamo che la stanchezza potesse giocare sicuramente un ruolo favorevole per voi, in quanto loro erano venuti contati. Invece nel finale vi siete un po' disuniti, che cosa è successo secondo te? Non so, forse proprio perché veniamo da 3 sconfitte, non dico paura perché sembra stupido, però comunque un po' di timore nel pareggiare la partita, ci tenevamo molto a vincerla e alla fine ce l'abbiamo fatta con il minimo sforzo, diciamo. Con Margari, estremo difensore della Buona Onda, in una partita che lo ha visto protagonista soprattutto nelle fasi finali del match, sei stato provvidenziale nel difendere questa vittoria comunque preziosa, una prestazione in chiaroscuro da parte della tua squadra ma sicuramente incoraggiante dopo le 3 sconfitte consecutive. Qual è la tua analisi su questo match? Sicuramente è una vittoria che ci dà morale, squadra molto ben organizzata, squadra avversaria, un'ottima squadra. E noi abbiamo giocato con tanta voglia di vincere, l'abbiamo dimostrato, a parte all'ultimo che eravamo un po' stanchi, però va bene così e il ritorno ci metteremo un po' più di cattiveria.